Il bilancio 2022 del Consiglio regionale. A una settimana dalla fine dell'anno sentiamo il bilancio dei lavori del Consiglio della Regione Toscana di questi ultimi 12 mesi. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio, ultimo appuntamento dell'anno, sta per finire il 2022. A Palazzo del Pegaso abbiamo raccolto il bilancio delle varie forze politiche e delle personalità del Consiglio regionale, bilancio relativo all'attività di questi 12 mesi del 2022. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. E indubbiamente siamo alla fine di un anno che è stato un anno molto delicato, per non dire pesante. Pensate che iniziamo con la prima settimana dell'anno che il Covid ci portava 96.000 contagiati nell'arco di una settimana, il record assoluto in questi due anni di pandemia. Poi nel momento in cui sembrava fermarsi la morsa della pandemia, effettivamente è stato poi così, abbiamo avuto il 24 di febbraio la guerra e dopo la guerra i riflessi sul piano economico, dall'occupazione dell'Ucraina, ecco il costo dell'energia, il costo delle materie prime. Abbiamo cercato di affrontare con razionalità e capacità di guardare con speranza al futuro. E l'augurio di quest'anno è che sia l'anno nel quale veramente da un lato si respira progressivamente quello che è l'aspirazione alla pace, ma dall'altro ecco la necessità di concretizzare tutta una serie di interventi che dal PNRR a quello che sono i fondi europei ci possano essere volano per la nostra economia e dall'altro grande solidarietà a chi si trova a vivere condizioni di povertà perché indubbiamente la situazione economica ha determinato questo, solidarietà verso i migranti che per la prima volta accadrà fra due giorni qua in Toscana, arriveranno nel porto di Livorno, solidarietà nei confronti di coloro che vivono negli ospedali o comunque nei luoghi della nostra sanità pubblica, delle condizioni che richiedono eccellenza nell'operare. Io sono molto convinto che quello che la Regione sta facendo pone la Toscana regione d'eccellenza. Quest'anno è l'anno in cui gli italoamericani ci hanno designato regione dell'anno come regione toscana e sono convinto che vi saranno tutte le condizioni perché la ripresa del turismo, delle nostre attività manifatturiere, della potenzialità che questa regione riesce a esprimere anche nell'essere toscana diffusa, ovvero non solo nelle grandi città, ma anche nei suoi paesi di montagna, nei suoi borghi, nelle aree di minore densità abitativa, possa dare quel senso di forza e di compattezza che questa regione riesce a esprimere, anche nel solidarizzare con chi soffre. Pensate alle donne iraniane che scendono in piazza e ai minori che vengono uccisi semplicemente perché nella piazza in qualche modo testimoniano una diversità di opinione rispetto a quel regime. Insomma, la Toscana dei diritti, la Toscana della solidarietà, la Toscana che cerca livelli sempre più alti di welfare state e la Toscana che guarda con speranza al 2023. È stato un anno, come per tante famiglie, tanti cittadini, un anno di luci e di ombre. È stato l'anno in cui pian piano stiamo provando a uscire dalla pandemia che ha segnato la vita di ciascuno di noi, ma è stato anche l'anno, purtroppo, in cui è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina che ha segnato la vita di tante donne e di tanti uomini. Però è stato anche un anno in cui ci siamo presi il compito di cercare di ripartire. I problemi aperti sono tanti, penso alla questione legata al caro bollette, penso alle tante, troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuotono le nostre coscienze. Penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce. Insomma, da parte nostra l'impegno di cercare di lavorare nella direzione di mettere in campo, come abbiamo fatto anche in quest'anno, perché insomma a me piace ricordare due o tre leggi tra tutte, la legge che ha istituito lo psicologo di base è nata dall'esperienza di questi anni molto complicati e mette a disposizione di tutti una figura che può supportare dal punto di vista mentale. Oppure penso al progetto Rigenerazione Urbana con cui noi con i risparmi dei costi della politica mettiamo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi più giovani la possibilità di disegnarsi un pezzo della loro comunità, oppure le comunità energetiche. E tutto questo è in linea con la nostra idea, cioè giovani,
ambiente, lavoro. Insomma, qui ci sta un pezzo dell'idea di Toscana che abbiamo sviluppato in questo tempo e quindi io voglio ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per il lavoro che hanno portato avanti senza nessuna differenza di colore politico, pensando sempre ai bisogni dei cittadini e delle cittadine della Toscana. Il Consiglio regionale, a mio avviso, ha lavorato bene, ha lavorato in maniera molto intensa, finalmente abbiamo avuto una riscoperta dell'attività politica, anche dialettica, questo non lo nascondo, rispetto alla nostra libertà di agire in Consiglio regionale come gruppo Italia Viva. Grande soddisfazione come vicepresidente per aver portato a casa due risultati importanti a favore dei giovani, penso alle leggi che adesso andremo ad approvare sull'identità culturale toscana, che dà una risposta ai ragazzi diciottenni rispetto alla possibilità di entrare in contatto con la Toscana e a esperienze di carattere culturali, e soprattutto a quella di iniziativa che ha messo tanti giovani a lavorare insieme, a riscoprire elementi di relazioni. Un Consiglio regionale che comunque deve lavorare ancora di più e meglio rispetto agli strumenti di programmazione, penso a quello che riguarda il piano regionale di sviluppo soprattutto e al piano dei rifiuti, due atti che nel 2023 non potranno mancare. È stato un anno strano, è stato un anno in cui secondo me maggioranza e opposizione non hanno trovato un modo di dialogare. Noi siamo stati sempre considerati da parte della maggioranza un qualcosa da non coinvolgere nelle decisioni, un qualcosa da non far partecipare alle decisioni. Non è così che si amministra, non è così che si governa, o meglio, se si sceglie di governare escludendo sempre a priori, non ascoltando mai i consigli, i suggerimenti che arrivano all'opposizione, poi ci si prende onore e oneri, e quando poi porti un bilancio e ti fai appello a 400 milioni di soldi che dovrebbero arrivare dal payback, che se arrivassero tutti, o si sana il bilancio della Regione Toscana e si mettono in ginocchio decine di aziende che operano nel comparto sanitario, o si salvano le aziende e non si salva la Regione Toscana. Magari a volte ascoltare anche i suggerimenti, le proposte di legge che arrivano da parte nostra non sarebbe male. Noi chiudiamo un anno con una decina di proposte di legge presentate. Abbiamo la presunzione di credere che le proposte di legge che presenta Fratelli d'Italia non siano proposte di legge tutte stupide o inattuabili o inutili o pleonastiche, sono tutte bloccate in commissione. Perché il Partito Democratico, quando Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge, la lascia in commissione, non la porta in consiglio, perché sa che se la porta in consiglio o la vota e ammette che l'opposizione ha più idee della maggioranza, oppure la boccia, ma dovrebbe bocciare una legge scritta con un buon senso, e allora preferisce lasciarla morire in commissione. Non è il modo in cui si gestisce una regione. Quindi un anno fatto di tanti contrasti, di tante spigolature, speriamo che l'anno prossimo l'opposizione sia quantomeno ascoltata. Noi non pensiamo ad avere le ricette a tutti i mali della Toscana, ma crediamo che se la maggioranza ci ascoltasse un po' di più, probabilmente qualche buona idea arriverebbe anche dai nostri banchi. Ma sicuramente un anno particolare, nel senso che è stato un anno, diciamo, di gruppo misto di Toscana Domani, un gruppo che, come sanno tante persone, chi mi ha letto, chi mi ha dato fiducia, ha cercato di portare dentro questo Consiglio regionale le istanze del territorio che mi ha letto, ma comunque sì, ecco, di portare anche un po' di quel mondo civico che molto spesso è, come dire, visto in modo marginale rispetto a quello che è la dinamica politica più stretta. È stato un impegno concreto, un impegno su caratterizzato da pragmatismo da parte mia, e sicuramente, ecco, non posso che essere, come dire, farne un bilancio assolutamente positivo. Ciò non toglie che naturalmente occorre fare molto di più, occorre diciamo avviare anche un maggiore impegno sul fronte del controllo, dello stimolo anche a certe partite che sono ancora aperte. Penso tra tutte al piano dei rifiuti, penso ancora a questioni aperte come la partita che riguarda il trasporto pubblico locale. Ci sono tantissime questioni che riguardano strettamente i territori e che ancora oggi diciamo hanno necessità di risposte, per non parlare naturalmente della partita della sanità, una sanità territoriale che ancora non vediamo essere veramente a misura di paziente. Quindi molto lavoro c'è da fare, vediamo se nei prossimi 2 anni e mezzo riusciamo sicuramente ad apportare un contributo più sostanzioso. Un anno molto difficile proprio per la mancata organizzazione, la mancata programmazione. Cioè, questo Consiglio regionale in questo anno ha vissuto in emergenza, ma non in emergenza pandemica o in emergenza dovuta alla crisi energetica, in emergenza perché niente
è organizzato. Noi abbiamo avuto commissioni su commissioni in contemporanea, abbiamo avuto consigli convocati in urgenza, ricordo quello per l'aumento del bollo, che anche quella è una scadenza programmata, però purtroppo abbiamo svolto in urgenza anche quel consiglio, diverse leggi impugnate dal governo, quindi una mala organizzazione generale. E questo non è più possibile, questa è la motivazione per cui ancora oggi siamo in discussione di bilancio, perché da oggi in poi dobbiamo ripartire non per il bene della Lega, non per il bene dell'opposizione, ma per il bene di tutti i toscani, con una programmazione seria, condivisa e che veda il futuro. È stato un anno sicuramente impegnativo perché è coinciso anche con una grave emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina, che ha coinvolto tutti gli attori mondiali, con conseguenze che non ci saremmo aspettati e soprattutto sono coincise col momento con il quale stavamo uscendo dall'emergenza pandemica. Questo ha significato che se prima si lavorava già in emergenza, pur senza necessità particolari, si è continuato ad andare in questa direzione per certi punti di vista. E quindi di nuovo questa giunta non ha dimostrato, dal punto di vista dello sguardo volto al futuro, nessuna attenzione, semplicemente un vivere alla giornata con ciò che sia, scaricando la responsabilità della propria incapacità organizzativa e amministrativa sui vari attori, il governo da una parte, il conflitto dall'altra e le contingenze internazionali dall'altra ancora. In realtà quello che si registra veramente è un continuare a lavorare giorno per giorno su vari fronti, andando più che altro in difesa e soprattutto commettendo errori strategici madornali, come quello per esempio della sanità territoriale ancora trascurata, errori come il non aver preso il contributo per il SINSIR di massa dal Ministero per problematiche che ci sono state di gestione e così via. Cambiamo argomento. In Toscana sono presenti 500 scuole di musica con 65.000 allievi e 6.800 maestri. La fotografia dell'insegnamento musicale nella nostra regione è stata presentata in Consiglio regionale. Sono intervenuti Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, Ivana Ceccherini, presidente regionale, e Mirko Besutti, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Scuole di Musica. Sentiamo. Un report che arriva in Consiglio regionale per quanto riguarda le scuole di musica in Toscana. È così, è l'Associazione Italiana delle Scuole di Musica nella sua articolazione toscana che oggi qui al Consiglio regionale ospita il Presidente nazionale dell'Associazione delle Scuole di Musica, che presenta un'indagine che ha avuto un irraggiamento su tutto il Paese, ma poi ha fatto un focus, un report anche sulla nostra regione. E i risultati sono davvero interessanti. Quantitativamente interessanti, oltre che per la qualità del lavoro che testimoniano. In Toscana abbiamo 500 scuole di musica, 65.000 allievi delle scuole di musica e un numero di insegnanti pari a 6.800, quindi un numero di impiegati, di addetti al settore davvero rilevante, che probabilmente rientra in quei 100.000 lavoratori che con gli stati generali stiamo osservando nel Fai contare la cultura negli stati generali della regione toscana. Un dato molto importante è la capacità di integrazione di questo settore formativo, che coinvolge 1.800 studenti disabili che frequentano le scuole di musica, hanno spesso piani di formativi personalizzati, e in questo devo dire la Toscana ha buoni risultati, ma molto ancora si può fare. È un rapporto che nasce dall'esigenza di trovare visibilità per questo comparto formativo, riconoscimento a livello nazionale e regionale e anche disciplina, inquadramento e relazioni istituzionali. Devo dire che in Toscana il rapporto con la scuola, ad esempio, il supporto all'offerta formativa è molto sviluppato, con un dato che supera di diversi punti percentuali il dato nazionale, ma ciò non significa che non manchi un inquadramento generale. Con gli stati generali vorremmo accogliere i risultati del rapporto nel quadro dei dati che stiamo costruendo e anche inserire le richieste delle scuole di musica nelle risoluzioni che gireremo al governo e nei nostri atti determinativi, proprio perché si tratta di un comparto che forma e offre anche delle ispirazioni poi professionali
quando, per molti che le frequentano, ma anche per chi poi non lavora con la musica, genera un'opportunità formativa che condiziona positivamente poi il rapporto con l'offerta culturale del territorio della popolazione adulta. Diciamo, buona parte del lavoro e del tipo di formazione nel campo della cultura, anche nel settore musicale, c'è stata una chiusura totale. Quindi ripartire è sempre estremamente difficile per tutti, ma in modo particolare per chi si trova ad avere un ruolo che è molto importante dal punto di vista proprio della promozione della persona e anche della formazione, ma che non è recepito e non è vissuto a livello generale, molto generale, ma anche un po' particolare, come essenziale. L'associazione delle scuole di musica è nata in Toscana, negli anni Ottanta. Perciò noi, la sede è a Prato, presso la scuola di musica del comune di Prato. Perciò, voglio dire, l'AISM è nata perché c'è stata la Toscana che è anticipata, è stata anticipatrice. Poi, adesso è diventata più nazionale, stiamo cercando di regionalizzare l'associazione, c'è l'associazione in Emilia-Romagna, nel Lazio, adesso in Toscana, in Lombardia, stiamo cercando perché la regione è quell'istituzione più vicina, che abbiamo più facilità nel essere non più trasparente, perché uno dei problemi che abbiamo è la trasparenza. Ma non nel senso deteriore del termine, nel senso che non ci considerano, mentre le regioni credo che da questo punto di vista siano molto più attente. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.